Bologna, a quanto pare, dalla Fit Dance al Club del Cinquino. Grazie per essere qui, non scappate perché poi vi facciamo divertire un quarto d'orina. Va bene, allora chiudo io il discorso. Allora, io sono Primiano, molti mi conoscono come il giornalista di One TV, visto che tutti i giovedì sera Ceriano Laghetto è protagonista degli speciali One TV che vanno in onda sul canale 112. Sono contento, io voglio ringraziare, permettetemi, sia Romana che Roberto che in 30 secondi mi hanno detto sì, fallo, perché avevo, per scherzo, durante un'intervista, in un'intervista che è andata anche in onda, avevo chiesto la possibilità di organizzare, di radunare le FIA 500. A me piacciono molto, sono meno esperto di Giampiero, però conosco tante persone che hanno la 500 e permettetemi di ringraziare chi è venuto qui oggi in mezzo a noi, che ci sono un po' di club. Volevo ringraziare innanzitutto il club del coordinamento di Milano, meglio conosciuta come club i 500, Giovanni Parolini, grazie per essere qui con noi, per aver aderito a questa manifestazione e aiutato il neonato club del Cinquino. Poi voglio ringraziare Aldo di, dov'è, non lo vede in questo momento, era qua vicino, comunque di Carano Pertusella, che ha portato anche i suoi assistiti qui con noi. E poi un ringraziamento speciale al dottore delle 500 di Garbagnate Milanese, Bilotta Giuseppe, anche lui ha portato i suoi assistiti, le sue 500 del suo club di Garbagnate Milanese. Grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci perché il prossimo impegno, e vi chiedo un grande aiuto, dunque se conoscete altre 500 ditegli che abbiamo bisogno del loro aiuto, perché vorrei portare le nostre auto all'ospedale di Garbagnate Milanese per il reparto di pediatria, cioè far scendere giù dalle loro stanze, possibilmente tempo permettendo, tutti i bambini, i ragazzi che sono ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Garbagnate Milanese. Dunque un impegno importante che sicuramente voi mi aiuterete, ci aiuterete a realizzare. Grazie al sindaco di Cogliate, grazie al sindaco di Ceriano Laghetto, grazie a Dante, è comparso anche lui, grazie veramente che mi sopportate e mi supportate in tutto, esatto, infatti, grazie ancora, viva il club del Cinquino, neonato club di Cogliate e Ceriano, Cogliano e Ceriano, dunque sintetico due insieme. Grazie ancora, autisti del 500, ognuno di voi dovrebbe per cortesia andare vicino alla propria auto perché l'amministrazione ci offre un pezzo di torta. Dunque grazie all'amministrazione, tutti vicini alle proprie 500 e poi tutti qui per vedere l'esibizione di Cesar Sai a cura della Fit Dance. Grazie! Ceriano a lunedì e giovedì presso il centro civico di Dal Pozzo. Da domani
Vi ricordo inoltre che da quest'anno siamo anche a Cogliate presso la scuola media il mercoledì sera alle 19.30. Venite a provarlo perché è adatto a tutti, non c'è limite, non è ballo ma è fitness pre-coreografato. Grazie a tutti per averci fatto compagnia, grazie e buona festa! Insomma, un raduno particolare che oltre a esporre i propri gioielli si mangia anche la torta. Anche la torta, vedete no. Grazie comunque, grazie, bellissimo. Comunque ci rivedremo alla prossima. Insomma, un club particolare che vi offre anche la torta. Allora, oltre a esporre i gioielli, che insomma sono dei gioielli che ognuno di noi ci tiene, insomma, un po' passiamo un po' di tempo insieme. Sì, certamente. La passione per la 500 è un qualcosa di unico, di meraviglioso. Io sono stato fortunato, sono iniziato a fare la patente, mio padre aveva il tema, per cui era una macchina grande, ho deciso di comprare una 500 e mio padre dopo l'ha presa anche lui, per cui gli ho attaccato io la passione a lui. Allora, viva la 500! Sempre viva la 500! Grazie! Grazie a voi! Ma si mangia la torta all'interno della 500 perché? È buonissima la torta, buonissima! Perché è unica la 500? È unica la 500, è una grande! E vai, viva la 500! Insomma, buon divertimento allora! Grazie! Le donne mangiano e gli uomini li tocca pulire. Ah, dunque, le donne mangiano e gli uomini puliscono dopo. È nostro compito pulire. Vedi? Te la sai quella barzelletta, ma non la posso dire perché poi va in onda. Non la dico. Ripetiamo. Grazie. Allora, Lorenzo Levati, presidente del Neo Club del Cinquino. Ma chi è nata l'idea di questo club? Allora, posso essere sincera? Certo. Devo ringraziare il mio amico Giampiero, che è il vicepresidente, il quale mi ha chiesto di realizzargli un logo, perché lui è appassionato di 500 e allora siccome comunque è il compagno della una delle mie più carissime amiche. Allora le chiamiamo qua. Sì, Giampiero e Lorena. Quindi con grande affetto ho voluto fargli omaggiargli questo logo e lui, che a sua volta vuole un sacco di affetto per me, mi ha detto: ma perché scusa non fai il presidente perché sei una vulcanica? E io ho detto: vabbè, entriamo in questa sfida. E quindi abbiamo creato Wanted Cinquino, questa locandina.
anche simpatica sempre, grazie alla grafica Lorenza Levati, gli faccio anche pubblicità. E praticamente abbiamo unito anche donne e motori, perché insieme a me, a Giampiero e a Primiano, che dopo è colui che parla, il consigliere del gruppo, abbiamo voluto con noi Lorena e la sua società di Jetsercise. Insomma, abbiamo sentito che gli impegni non finiscono qui a Cereno al Ghetto, ci sono tante iniziative anche per beneficenza, giusto? Quello dell'ospedale è quello che ha colpito di più, giusto? Sì, esatto. Allora, ci hanno appena detto stamattina, anzi oggi pomeriggio, che grazie a queste grandi adesioni di oggi vogliono assolutamente avere un secondo raduno che si terrà all'ospedale di Garbagnate, soprattutto per i bambini nel reparto della pediatria. Insomma, Cinquini e fitness. Sì. Ma sempre succede. Siamo sempre insieme. Ecco, allora una parola, facciamo parlare anche al tecnico che non parla mai. Allora, il tecnico del gruppo. Allora, tante 500 storiche, tante L, tante macchine anche particolari, insomma, un grande successo. Sì, ma sicuramente una grande partecipazione, siamo contenti, tante derivate, tante, come dicevi tu, L, R e tanta bella gente alla fine. Ma soprattutto la tua bellissima Gamine che è là, che sicuramente Primiano hai già inquadrato. Vabbè, sì, esatto. Insomma, viva il club del Cinquecino, del Cinquino, giusto? Cinquino, esatto, allora, sempre, sempre viva. Se posso, proprio due parole di ringraziamento agli amici che ci hanno assistito oggi, ci hanno sostenuto in tutto, c'è il mio fidanzato che mi sopporta, agli sponsor, i quattro sponsor per adesso. E all'amministrazione comunale di Cereno al Ghetto che ha voluto qua per il nostro, per il nostro primo raduno. Ci vediamo alla prossima. Sì, alla prossima. Grazie. Ciao. Festeggiamo il club 500. Ecco qua. Auguri. Salute. Auguri ragazzi. Adesso riempiamo i bicchieri. Auguri. Allora, aspettiamo. Auguri. Allora il nostro club. Ura! Ura!